Bella a tutti ragazzi, in questo nuovo tutorial vi farò vedere il mio metodo per applicare una color correction efficace in quattro semplici passaggi: white balance, luminosità e contrasto, saturazione e regolazione incarnato. Andiamo nel programma. Ah, vi ricordo che alla fine del video troverete una schermata riassuntiva con tutti i passaggi elencati nel tutorial. Se non avete tempo, se volete screenarvelo per non dover tornare su questo video continuamente, fatelo pure. È tutto vostro. Innanzitutto, piccola precisazione: la correction è la prima fase di lavorazione che deve affrontare un colorist ed è quella che prende il girato grezzo e lo rende il più naturale possibile dal punto di vista dei colori e di luminosità e contrasto. Quindi il grading, cioè tutta la stilizzazione, il fare le ombre blu e le luci rosse, l'applicare lo stile all'immagine, è un passaggio che affronteremo in un tutorial successivo. Bene, abbiamo nella schermata del montaggio la clip che ho intenzione di utilizzare, ovvero una clip di io che faccio un picnic nel mio appartamento mentre annuso maionese. Io non fatemi domande nei commenti riguardo a questo. Andiamo nella schermata della color. Il primo passaggio che andremo ad affrontare è quello del bilanciamento del bianco. Questo serve a regolare i valori di tutti i colori presenti all'interno della scena usando come riferimento il vero bianco. Il vero bianco nella vostra ripresa potrebbe avere un valore sballato perché, per esempio, la temperatura colore impostata nella camera durante la registrazione non era corrispondente alla temperatura colore delle luci presenti nella scena. È un passaggio importantissimo ed è sempre il primo che va affrontato. Quindi selezioniamo il primo nodo, quello creato in automatico da DaVinci, nominiamolo selezionando Node Label con il termine VB, che sta per White Balance, e con il nodo selezionato andiamo in basso a sinistra nella schermata del programma e selezioniamo lo strumento White Balance, clicchiamoci sopra, e poi andiamo nella nostra immagine e selezioniamo al suo interno un punto che dovrebbe essere bianco. Bene. Il programma effettuerà in automatico il bilanciamento dei colori prima e dopo, modifica minima. Per fortuna la temperatura colore era già corretta in ripresa. Bene, primo punto affrontato. Ora creiamo un nuovo nodo in successione con Alt più S e nominiamolo Luma barra Contr, ovvero luminosità e contrasto. Piccola premessa, questo passaggio e quello successivo, quello della saturazione, sono delle modifiche fondamentali per tutte quelle clip realizzate con un profilo colore flat, ovvero dalla ampia gamma dinamica, ma dei bassi livelli di contrasto e dei bassi livelli di saturazione, proprio come questa. I profili invece video sono i profili colori classici che catturano livelli di contrasto e saturazione molto simili a quelli dell'occhio umano. Stateci comunque attenti perché spesso possono avere bisogno di modifiche per essere perfetti. Allora, per questo passaggio è necessario tenere d'occhio in basso a destra il grafico Parade, ovvero il grafico RGB, ovvero i canali colore di rosso, verde e blu. In basso abbiamo tutti i neri, in alto abbiamo tutti i bianchi, ovvero le zone più illuminate. In un'immagine ben contrastata, i livelli dei tre colori fondamentali sono equamente spalmati all'interno di tutto il grafico. Lavorando un'immagine dal profilo flat, io di base do un 1.3 di contrasto e poi, a seconda di quello che succede all'interno delle immagini, utilizzo il grafico delle curve, selezionando unicamente Y, che sarebbe la curva della luminosità, per andare a modificare quelle parti che mi sembrano non correttamente esposte. Per esempio, io vorrei che questa zona della mia faccia, che è attualmente in ombra, fosse sì in ombra, ma leggermente più illuminata di com'è. Quindi, con lo strumento Qualifier selezionato in basso a sinistra della preview, clicco su una zona della faccia e osservo il grafico delle curve per vedere i livelli di R, G, B e Y che vengono visualizzati. I livelli vengono simboleggiati dai pallini del rispettivo colore. Quindi prendo quello della luminosità e lo alzo leggermente fino a un livello che mi aggrada. Successivamente andiamo a vedere il grafico. I neri non sono propriamente neri, non ci sono zone completamente in ombra all'interno dell'immagine, ma possiamo comunque abbassare leggermente
Ecco qua, come vedete adesso è ben spalmato senza toccare proprio il fondo, e i bianchi già toccano, e infatti in questa zona dell'immagine abbiamo il bianco. Direi che questa immagine è correttamente esposta e contrastata. Facciamo un prima e un dopo a tutto schermo. Come vedete l'immagine è decisamente più viva. Manca però la saturazione, che è il prossimo nodo. Quindi ne creiamo uno facendo altesse e questo lo rinominiamo con sat, saturazione. Per aumentare la saturazione in modo più controllato rispetto al comando sat del curve log, possiamo prendere il valore rosso dell'output rosso e portarlo fino all'apice. Fare lo stesso con il verde dell'output verde e con il blu dell'output blu. In questo modo l'immagine verrà saturata. Come controllo in questo caso utilizziamo il vectorscopio, che è un altro dei grafici in basso a destra. Questi quadrati che vediamo all'interno del vectorscopio rappresentano i valori di saturazione ideali per rispettivamente il rosso, il giallo, il verde, il ciano, il blu e il magenta. Idealmente quindi i nostri colori non devono superare i valori di questi quadrati. Come vediamo in questo caso il giallo è al limite della sua saturazione massima e nella curva che congiunge il giallo al rosso, che è una indicazione per i valori intermedi tra il giallo e il rosso, per i valori di saturazione ideale, vediamo che rischiamo di perdere un po' di arancione. Insomma, in questo caso, senza andare a toccare le curve di sat versus sat, possiamo con buona sicurezza andare a diminuire leggermente la saturazione dal comando saturazione delle curve log. Bene, in questo caso siamo sicuri che l'immagine sia correttamente saturata. Facciamo un prima e dopo. Adesso l'immagine ha decisamente un carattere. Questi sono i colori che vediamo con il nostro occhio. È ora di passare all'ultimo dei nostri nodi. Alt S per crearne un altro e questo lo chiamiamo skin, che sta per pelle, ovvero è la regolazione dell'incarnato. Questo è un passaggio importantissimo perché l'incarnato molto spesso rappresenta il colore dei soggetti della nostra ripresa, per cui deve avere un valore veramente preciso, altrimenti l'occhio lo nota subito. Quindi per farlo prendiamo nel grafico delle curve la schermata Hue versus Hue, è la seconda dei pallini, altrimenti tirate giù la tendina e la selezionate. Sempre con lo strumento Qualifier andiamo a selezionare all'interno della nostra immagine una zona della nostra pelle. Io seleziono questo, se volete essere sicuri ne selezionate due o tre, ma come vedete spesso ricadono sempre nella stessa zona. Verranno visualizzati dei placeholder nel grafico che rappresentano il valore selezionato e poi buttiamo un occhio al vectorscopio. Nel vectorscopio c'è una linea bianca che, se non visualizzate, potete attivare premendo questo comando e selezionando Show Skin Tone Indicator. Bellissima pronuncia inglese. Questa linea rappresenta la linea dell'incarnato, ovvero il valore di colore verso cui tutti gli incarnati convergono. Non importa l'etnia, siamo tutti lì, eh? Quindi dobbiamo essere sicuri che il valore della nostra pelle ricada verso questa linea. Giusto, non ve l'ho detto prima, in questo grafico si modifica la tinta del valore selezionato all'interno dell'immagine, per cui la si sposta verso il verde se andiamo verso il basso o verso il rosa se andiamo verso l'alto. In questo caso, con un occhio al vectorscopio, possiamo vedere che c'è un chiaro indicatore di una linea che si sposta mentre spostiamo il nostro pallino. Facciamo ricadere questa linea sulla linea dell'incarnato. Perfetto. Bene, la nostra correction è stata applicata. Facciamo un prima e un dopo veloce. Come vedete, da una tinta verdina siamo passati a un rosetto decisamente più naturale. Questo passaggio per una color correction è fondamentale ed è il primo che uno dovrebbe, tra virgolette, interiorizzare un colorist per riuscire a modificare bene l'immagine. Questa è la base da cui poi si potrà partire ad applicare la color grading, ovvero la stilizzazione dell'immagine.
Bene, direi che per oggi è tutti, me lo stanno dicendo anche i miei amici su WhatsApp che mi stanno tempestando di messaggi, quindi io vi saluto e ci vediamo a un prossimo tutorial della giungla. Scusate, mi stanno chiamando.